incontriamo il professor Paolo Ricca, professore e teologo, in occasione dell'uscita del suo ultimo libro, edito da Claudiana, Dell'aldilà e dall'aldilà, che affronta una di quelle domande che tutti, volenti oppure no, prima o poi ci troviamo di fronte. Ecco, una delle prime constatazioni riguarda il fatto che sempre meno si parla, si discute, si fanno ipotesi su cosa accade dopo la morte. E questo anche all'interno delle chiese occidentali. Crede che sia compito delle chiese dare risposte sul prima e sul dopo la vita terrena? E come mai, secondo lei, le chiese non ne parlano più? Io credo che sia compito delle chiese di tentare di dare delle risposte a questa domanda sull'aldilà, sulla vita futura, sulla vita eterna, come la chiama la Bibbia. Invece si constata che tutte le chiese, soprattutto quelle occidentali, nelle quali il movimento della secolarizzazione, della cultura, della mentalità, del pensiero è stato più profondo, ha scavato di più nell'anima dell'Occidente, praticamente l'aldilà è scomparso dall'orizzonte. Perché? Semplicemente perché l'immaginario che accompagnava l'esistenza, la visione o previsione dell'aldilà è stato polverizzato, per così dire, dalla rivoluzione copernicana, la quale rivoluzione copernicana ha, diciamo, dimostrato che sotto la terra non c'è l'inferno, ma c'è ancora il cielo. Se uno immagina la terra che gira intorno al sole, vede che il cielo sta sopra, sta a destra, sta a sinistra, sta sotto. Quindi tutta l'immaginario dantesco praticamente non ha più ragion d'essere, cioè non è più sostenibile, non è più raffigurabile. E quindi l'aldilà si è vaporizzato, per così dire. E poi c'è l'altro punto, che l'interesse prevalente, siccome una delle critiche alla religione è stata quella, diciamo, di Feuerbach, di Marx, di Engels, secondo la quale la religione è alienazione proprio perché aliena dall'aldiquà, facendoti sperare un aldilà che comunque è ipotetico e probabilmente non esiste, questa critica abbinata alla rivoluzione copernicana ha provocato appunto questo disinteresse radicale verso l'aldilà, nel senso di affermare che l'aldiquà è l'unica cosa che conta, è l'unica cosa vera, l'unica cosa di cui sei più o meno sicuro, tutto il resto è ipotesi, è fantasia, eccetera. A proposito di rivoluzioni, nell'evoluzione della teologia rispetto proprio alla morte e all'aldilà, sia questo momento di non ritorno, della diffusione della rivoluzione copernicana, più recentemente, quanto hanno influito altri avvenimenti, come per esempio può essere l'introduzione della psicanalisi nel mondo occidentale, come influenzano queste rivoluzioni nel passaggio, per indicare due figure che lei ha preso in analisi, dalla teologia di Calvino a quella di Barthes, per esempio, sulla descrizione di cosa accade dopo la morte? Ecco, mentre Calvino e tanto più Lutero vivevano ancora nel quadro dell'immaginario dantesco, che nella Bibbia, a dire il vero, non c'è, sia perché non c'è il purgatorio, quindi tutta quella pagina è cancellata, è inesistente,
sia perché la Bibbia, tutto sommato, pur affermando l'esistenza dell'aldilà, non lo descrive in fondo. E quindi è molto sobria, questa sobrietà che non c'è invece appunto nell'immaginario dantesco. Concentrare l'uomo su se stesso. Perché la psicanalisi, che cosa vuoi? È l'analisi di te stesso, del tuo intimo, del tuo segreto, del tuo profondo. Ma appunto, allora ti concentri su se stesso, quindi è lo stesso movimento. Non c'è più il cielo, c'è solo la terra, il cielo è una fantasia. Non c'è più Dio, ci sei solo tu, e quindi tu dentro, nel profondo, eccetera, eccetera. Oppure tu nella società, quindi... Ma insomma, tutto una tendenza a rendere concreto soltanto il qui ed ora, soltanto il terreno, soltanto l'orizzonte che posso abbracciare, che posso misurare, che posso definire, che posso descrivere. Ma l'invisibile non è più un tema. Ma l'Apostolo Paolo, tanto per non far nomi, dice che noi siamo intenti non alle cose che si vedono, che sono per un tempo, ma alle cose che non si vedono, che sono eterne, per dire. Cioè, non è che l'invisibile sia inesistente. La verità, lei l'ha mai vista? Non credo. Io non l'ho mai vista, ma credo che esista la verità. La libertà, l'ha mai vista? Io non l'ho mai vista la libertà, ma credo che esista. Ecco, quindi oggi la persona media, l'europeo medio, identifica l'invisibile con l'inesistente. E quindi, siccome l'aldilà è invisibile, è proprio ciò che non vedi, dice non c'è. Siccome non lo vedo, non c'è. Invece io credo che ci sia. Per parlare di al di là bisogna però presumere che qualcosa di noi, dell'essere umano, ci possa arrivare. E quindi che possibilità ha un cristiano in tal senso? Ma io dico non soltanto un cristiano, dico l'umano. Io le rispondo facendomi forte di un grande teologo del Novecento, Karl Barth, al quale ho dedicato alcune pagine, che dice semplicemente, anche lui è molto sobrio, non descrive nulla, nessun paradiso nel senso che possiamo immaginare, no? L'aldilà è Dio. Punto. L'aldilà è Dio. Cioè, che cosa c'è al di là della frontiera della morte? Che cosa incontri dopo essere morto? Questa è la domanda che faccio nel sottotitolo. Che cosa succede quando si muore? Dove vai a finire? Ecco, Barth dice vai a finire in Dio, l'aldilà è Dio. Ecco, questa è la risposta più semplice e nello stesso tempo a me sembra la più completa, la più completa. E quindi che cosa succede però in questo trasferimento del nostro io in Dio? Per cui il nostro io diventa l'io di Dio diventa il nostro io. Possiamo dire così, l'io diventa un noi. Ecco. Cioè, non sono più io nel chiuso del mio essere particolare, unico,
inimitabile, irrepetibile, ma il mio io si dilata in un noi che è l'io di Dio, che si incontra al di là della frontiera della morte. Che si tratti di sonno dell'anima, di reincarnazione, sembra però di poter indicare il dopo morte come il luogo del giudizio, un'evocazione attraverso la quale si ristabilirà la giustizia tra il giusto e l'iniquo. Questo al di là non sembra un pochino strumentale, subordinato verso l'al di qua? Può essere letto così. Può essere letto così. Può anche essere letto in quest'altro modo. C'è nella storia umana, sia nella storia delle persone, sia nella storia delle famiglie, sia in quella dei popoli, eccetera, c'è tanta ingiustizia non riparata per tante ragioni. L'esigenza di fondo che sta alla base di questa posizione che lei ora ha evocato, ci sarà un giudizio in cui si ristabilirà una giustizia che non è stata realizzata nel tempo in cui io ho vissuto, in cui noi abbiamo vissuto. Ecco, questa esigenza è sana, è buona. Perché? Perché esprime l'idea che la giustizia deve vincere sull'ingiustizia, sull'iniquità, sul torto. Se io le faccio un torto e né io chiedo scusa, né c'è un modo per riparare questo torto, sia durante la mia vita, sia durante la sua, non può restare così. Cioè l'ingiustizia non può essere eterna, questo è il senso. La giustizia è eterna, non l'ingiustizia. E quindi ci sarà il giorno in cui la giustizia prevarrà sull'ingiustizia. Ecco, questa è la logica che c'è. Quindi non c'è nessuna, nessuna volontà di rivalsa, di rivincita. Pan per focaccia, tu mi hai fatto un torto, te lo faccio anch'io, occhio per occhio, dente per dente. No, non è questa. Ma si vuole affermare che alla fine vincerà la giustizia. E questo è buono, questo è sano. Di questo abbiamo bisogno e questa convinzione la dobbiamo esprimere. E se non posso esprimerla nella storia, via via che si svolge, allora che almeno si esprima alla fine della storia. Questa è la logica. Buona, buona, io la condivido, anzi la affermo, sì. Grazie.